Buonasera, signore, buonasera signori, grazie per chi sta guardando, insomma, questo nostro programma che sarà molto intenso e affronteremo degli argomenti molto delicati questa sera. Ovviamente vi faremo capire cose che gli altri non vi fanno capire. Ma prima di iniziare, due cose essenziali, anzi tre. Il primo è, lo vedete? 393 3344 567 solo per messaggi. Niente telefonate, non rispondiamo. Uno. Due. Voglio scusarmi e dire a proposito del filmato che abbiamo fatto vedere venerdì scorso, perché il mio regista l'ha ridotto a 3 minuti perché era un po' più lungo, e l'autore del video che abbiamo mandato in onda per presentare l'opera futura del professor Malvezzi, l'autore è Marco Radius. Marco Radius, che noi ringraziamo per il prezioso contributo, anzi vi invitiamo ad iscrivervi al suo canale YouTube che si chiama Radius 23, quindi ci ha dato l'opportunità di poter presentare alla meglio il professor Malvezzi. Quindi grazie a questo signor Marco, grazie infinite. E se volete vedere poi la versione integrale, il canale è Radius 23. Ecco. Poi, prima ancora di presentarvi gli ospiti, anzi, vi presento gli ospiti adesso perché voglio coinvolgere anche loro per un filmato che vuole essere la memoria storica del calcio italiano. Lo dirò dopo. Vado a presentarvi Armando Manocchi, buonasera. Buonasera. Armando, lo sapete, è il direttore di Imola Oggi. Poi abbiamo il presidente della Federazione Albergatori Abano Montegrotto, l'architetto Emanuele Boaretto, buonasera. Buonasera Buonasera a voi. anche al mio amico Enoch Soranzo, che è consigliere regionale Fratelli d'Italia, Buonasera, grazie. ovviamente Regione Veneto, insomma, ecco, perché siamo in Veneto. Poi abbiamo Amer Amer, fondatore di Fly Emotion. Gli Buonasera. spiegheremo che cos'è. Ed Assolutamente. infine, ultimo, ma non ultimo, ma uno dei grandi imprenditori con tanto di coraggio, il giovane imprenditore Matteo Agostini. Buonasera. Allora, ragazzi, voi avete una certa età, no? Siete giovani, beh, Armando Manocchio ormai lasciamolo perdere perché è quello che è, però Sai, Vito, che io tra 50 giorni faccio 65 anni. I vabbè, ti faremo gli auguri fra 55 giorni, dai. giorni della merla. Verrò in trasmissione. Va bene, come Merlo? Come Va Merlo. bene. Allora, no, a parte gli scherzi, prendiamo un po' così alla leggera, perché sono argomenti molto importanti questa sera e se, capirete, sentirete a che punto siamo qua in Italia. Voglio ricordare colui il quale ci ha fatto sognare, colui il quale ci ha fatto diventare campione del mondo essendo capocannoniere. Adesso non c'è più. Se volete fargli una visita, l'ultima visita è al campo sportivo, allo stadio di Vicenza, la via poi che chiameranno Via Paolo Rossi. Quindi vi faccio vedere così un omaggio di questo grande, grande atleta, grande personaggio. Guardiamo. Thank you.
Ecco, e adesso vi presento la copertina, perché voglio entrare in argomento subito, ma prima della copertina voglio andare a salutare intanto il presidente della Federconsorzi di Jesolo, l'amico Renato Martin. Buonasera Renato, sei con noi? Sei già collegato? Ciao, ciao, tutto bene Renato? Sì, tutto bene, sì. Ecco, così cerchiamo di mettere a posto l'audio in maniera che si senta molto bene, perché tu sarai uno dei protagonisti, anche perché ci racconterai quello che sta accadendo in quel di Jesolo e per quanto riguarda poi le spiagge in generale, insomma. Ecco, noi abbiamo fatto un po' una panoramica, caro architetto. Io non ho mai visto una crisi così profonda come quella di questo periodo, insomma, profonda, ed un calo poi del turismo italiano, così secco. Mari, monti, pianure, terme, insomma, un disastro generale e globale. Io vorrei chiedere innanzitutto a lei, architetto, che cosa sta facendo il governo per voi per venirvi incontro? Perché qualcuno dice, ma è il Covid, prima la salute e poi tutto, però io credo che stia facendo dei danni impressionanti, perché so che hanno proposto, in base a quel che sono i prossimi soldi che verranno chissà quando, un 3,1 miliardo, mi pare, rispetto ai 35 che la Germania ha messo a disposizione per i cittadini tedeschi. Ora io mi chiedo, usque tandem, architetto. Ma certo che una domanda così iniziale è una domanda che impone sicuramente una risposta secca. Non ci stiamo accorgendo cosa sta facendo il governo per noi. E la cosa ci preoccupa non poco, perché noi dal 22 di gennaio, di febbraio, quando è scoppiato il primo caso di Covid a Vo, praticamente abbiamo visto e abbiamo potuto solamente scrivere ciò che stava succedendo sul comparto intero, sull'intera filiera del turismo, un crollo verticale verso il basso. E dispiace che nel Next Recovery Italia, questo piano che il nostro governo ha fatto per quanto riguarda la ripresa, il turismo viene indicato come un punto importante della nostra economia, con un 13% del fatturato, del PIL, ma poi alla resa dei conti viene trattato come, o meglio, viene dimenticato, e gli viene riservato un solo 3% di quelli che saranno i 209 miliardi che dovrebbero arrivare in Italia, ma in un capitolo di spesa che non comprende solo il turismo, ma tutta una serie di voci che sono riferibili in parte al turismo, ma in parte anche al mondo della cultura. Quindi effettivamente l'industria più importante del nostro paese, quella che viene definita anche come il petrolio dell'Italia, il turismo e la cultura, i nostri beni architettonici, vengono trattati veramente come l'ultimo della classe, e questo non possiamo accettarlo. Noi fermiamoci qua intanto, perché avremo occasione di parlarne, perché aspettiamo anche, quando sarà collegato con noi, se arriverà in tempo, l'assessore Federico Caner, assessore regionale. E dico, mi rivolgo adesso intanto anche all'ospite Martin. Martin, qual è la situazione? Ma la situazione, diciamo che è stata descritta già abbastanza bene nel primo intervento, insomma, fatto dall'architetto. La situazione è grave, un po' su tutto il settore turistico. Naturalmente poi ci sono delle differenze a seconda del settore specifico. Noi, per quanto riguarda il turismo balneare della costa, sicuramente abbiamo avuto dei grandi problemi, soprattutto iniziali, la stagione turistica. Fortunatamente c'è stata una discreta ripresa intorno al mese di luglio, alla metà del mese di luglio, e un buon risultato per quanto riguarda agosto e la prima parte di settembre. Questo
forse ha permesso, non dico di pareggiare i costi, ma di respirare comunque, almeno, insomma, una boccata d'ossigeno, diciamo, diciamo, no? Esatto, esatto. Questo ci ha permesso, però teniamo conto che le attività ricettive, soprattutto presenti nelle città d'arte, e adesso quelle nel settore della montagna, hanno avuto sicuramente, almeno per questa fase, una penalizzazione molto forte. Bene. Quindi quello che succederà nei prossimi mesi sarà determinante sia nei confronti appunto del sostegno che potrà dare il governo o gli altri enti, sia anche nelle scelte di dare la possibilità quindi di lavorare e di mantenere un certo livello di attività. È già arrivato l'assessore Caner. Buonasera Federico. Mi sente? Buonasera, buonasera a tutti voi. Ecco, prima abbiamo sentito una disanima da parte dell'architetto Boaretto, che è presidente, come abbiamo detto, della Feder Albergatori di Abano Montegrotto, ed è stato velatamente un po', diciamo, arrabbiato nei confronti del governo nazionale. Ecco, lei è contento degli aiuti e delle apporti che vogliono dare a voi? Perché qualcuno mi dice che neanche voi state facendo nulla dal punto di vista della regione per queste situazioni che si sono venute a creare dal punto di vista proprio di carenza di turisti, e per quanto concerne la montagna oggi, e per quanto concerne soprattutto, ancora oggi, delle terme. È così? Ma guardi, alla prima domanda rispondo in maniera molto chiara: noi non siamo affatto contenti di come il governo si sta comportando sulle tematiche turistiche, semplicemente perché riscontriamo una totale assenza non solo delle politiche a favore del turismo, ma anche, e questo forse è peggio ancora, una mancanza totale di presenza del ministro Franceschini sulle questioni turistiche. È un ministro che, io per carità non voglio mettere in discussione le competenze, però sicuramente lo vedo molto più propenso sulle questioni culturali, molto più attento alle questioni culturali, quindi quando si parla di musei, di biblioteche, di quant'altro, lo vedo poco presente su tutte le altre questioni riferite al tema turistico. Per carità, la cultura in questo paese è importante ed è fondamentale, però quando si parla di turismo bisogna tenere presente che ci sono tanti turismi in Italia e anche in Veneto, fortunatamente, che ci portano ad arrivare a 70 milioni di presenze. Quindi non si può ragionare solo in termini culturali, quello è un pezzo, una parte del completamento del grande mosaico che è il turismo in Veneto e in Italia. Per quanto riguarda la sua seconda domanda, cosa può fare il Veneto? Ma guardi, noi scontiamo un problema che è la mancanza di risorse. Allora, se mi si dice che la Regione Veneto non ha grandi risorse da mettere in campo, non solo per la promozione turistica, ma anche per l'aiuto alle imprese turistiche, questo è vero. Ma è vero perché purtroppo noi viviamo di un bilancio che è molto risicato. Le poche risorse che siamo riusciti a mettere in campo sono risorse che abbiamo ottenuto a livello europeo, quindi penso ai PORFESR, e che in gran parte abbiamo messo sull'ambito, diciamo, turistico. Penso anche agli ultimi bandi che abbiamo fatto a disposizione proprio della digitalizzazione delle imprese, degli alberghi, gli interventi che abbiamo fatto sia in montagna che in pianura per la ristrutturazione degli stessi alberghi, per l'innovazione, diciamo, delle strutture alberghiere. E qui, guardi, sono stati spesi circa 59 milioni di euro tra montagna e pianura su questo. Quindi quello che avevamo l'abbiamo messo in campo. Purtroppo facciamo fatica a dialogare col governo, ma non perché non ascoltano il Veneto. Guardi, in realtà non ascoltano tutte le regioni, perché è di poche settimane fa che ci siamo incontrati tra
assessori delle regioni italiane, abbiamo chiesto come intendono ripartire quei famosi 20 milioni di euro, che tra l'altro sono una baggianata, ma perché per tutta Italia sono veramente pochi soldi, però comunque ci hanno detto che c'erano queste risorse a disposizione. Ad oggi non abbiamo ancora capito come intendono distribuire queste risorse. Sul recovery fund non c'è niente, nel senso che sui 209 miliardi a disposizione ben pochi sono diciamo a sostegno del settore turistico. Noi come Regione Veneto abbiamo pensato nelle nostre schede regionali e quindi delle proposte che faremo al governo di inserire parecchi progetti che riguardano anche la parte infrastrutturale, perché il turismo è anche questo, quindi non è sostegno soltanto all'albergo, all'estero del Berbiero o agli investimenti di promozione, ma sono anche infrastrutture sul territorio, e lì le abbiamo inserite. Vedo Renato, l'amico Renato Martin, che ci conosciamo da tanto tempo, sa cosa significa pensare anche, penso al litorale, ma potrei parlare di qualsiasi angolo del Veneto, dal termale da Abano a Montegrotto, a Verona, alle montagne, cosa significa investire anche in infrastrutture, anche in strade, per carità, perché il turismo è fatto anche di questo. Quando arrivano i flussi bisogna anche essere preparati. Andiamo per gradi. Quindi noi le abbiamo previste, però guardi, non so quante ne arriveranno, onestamente. Andiamo per gradi. Prima di, perché Soranzo fa parte ormai della Commissione Turismo, poi mi direi che cosa state preparando, però prima voglio sentire Manocchia su questo, e poi prima di presentarmi a Mir voglio farvi vedere un filmato, perché l'ho fatto venire questa sera, è importante, perché se non promuoviamo anche questi signori, qui non ne veniamo fuori da questa situazione, qui va in decrescita completa, non c'è più quell'appoggio che dovremmo dare a questi ragazzi che hanno il coraggio di intraprendere nuove aziende. Ma poi lo faremo vedere. Intanto sentiamo Manocchio, due minuti Manocchio. Grazie professore, anche solo due secondi per dire che passo la parola agli altri, perché mi piacerebbe più ascoltare almeno in questa prima fase e poi magari intervengo dopo. Benissimo. E allora, cosa state preparando? Soranzo, consigliere regionale. Posso? Sì. Sì, intanto, mi raccomando, siate ancora buonasera. Più sintetici, per favore. Sì, allora innanzitutto, insomma, l'assessore Caner in mano, insomma, adesso sa benissimo, stiamo affrontando il bilancio, è nella fase, la settimana prossima abbiamo 5 giorni di consiglio regionale, quindi purtroppo la coperta è corta, le risorse sono poche, ma sicuramente saranno oggetto di attenzione da parte dell'assessore, che sta lavorando. Reduce anche lui, insomma, con noi di settimane di audizioni, ma come commissione stiamo lavorando, come avevo un po' illustrato prima, su due filoni. Sicuramente il territorio turismo sta esprimendo una necessità e con l'assessore lavoreremo, credo assolutamente, che è molto sempre in ascolto anche della commissione, su il fatto di promuovere il territorio, su quello che può essere un concetto e un messaggio veloce che possa arrivare all'utenza, al consumatore, una volta che di fatto ci sarà la ripartenza. L'innesco e la spinta, lo spunto che dovrà avere la fase della ripartenza sarà determinante, perché arriveremo con tutte le nostre strutture, con tutto il tessuto molto provato, ammesso e concesso sia ancora vivo, molto provato, e per cui ci sarà bisogno di tutta la forza che necessita. Mi viene in mente, guardando le immagini di Paolo Rossi, che insomma io l'ho visto da bambino quando veniva anche da me, insomma, a mangiare, che a un certo momento c'è un momento dove devi usare tutto quello che hai in corpo, si dice, si spara tutto quello che si ha in corpo da quando si è un atleta, no? Ecco, noi dovremmo avere questa fase, dovremmo cercare di sparare tutto quello che abbiamo in corpo per cercare di trasmettere il messaggio giusto, che noi pensiamo che sia, come dicevo, sicurezza e salute in primis, perché cercherà questo il consumatore, cercherà questo l'utente, questo è quello che ci raccontano gli operatori, e dall'altro avere la possibilità di dare tutto il sostegno, che le strutture e l'offerta abbia tutte quelle caratteristiche che quel messaggio porta con sé e racconterà nel nostro patrimonio, nell'offerta turistica, in tutte le sue, insomma, bellissime sfumature del Veneto, che ha il Veneto nell'offerta turistica alberghiera e non solo. E queste sono le due fasi immediate. Poi chiaramente ci sarà il tema delle risorse che arriveranno dal recovery fund. Sicuramente oggi
non si parte bene. Leggevo proprio alle 19.45, lo dico anche per la presenza dell'assessore Caner, che addirittura la Lega, il leader stasera Diane Cronos, riportava una notizia che a questo punto la pandemia si sta trasmettendo, sta guardando anche insomma in una fase più avanzata e vede anche la possibilità di vedere l'esecutivo, perché l'esecutivo che c'è oggi non è l'esecutivo che può, a nostro avviso, assolutamente essere lo spunto, la malattia, dai. Lo spunto giusto per questo paese. Ci vuole coraggio, ci vuole aggressività, ci vuole il coraggio di riuscire a rischiare tutto per tutto per far ripartire un paese straordinario. Vabbè. Questo, l'esecutivo che c'è, secondo noi non funziona. Leggevo un'apertura di un nuovo esecutivo con un patto serio per andare alle elezioni quanto prima, ammesso e concesso che la pandemia lo consenta al 2021. Sicuramente è un tema che gli italiani cominceranno a prendere in considerazione nel momento in cui ricordiamo che in questi giorni c'è sulla pelle dei cittadini e delle imprese un momento incredibile. Lo sentiremo tutta, perché il 16 noi avremo in pagamento le rate degli oneri previdenziali, dell'IVA, di tutti quei costi del periodo della prima ondata di marzo, aprile e maggio, oltre all'IMU, tranne quelle sospese. Entro il 16 dicembre. E stiamo pagando delle rate del rinvio di marzo-aprile, quando non sia in una seconda ondata non riusciamo a pagare nemmeno quelle attuali. Quindi c'è assolutamente una verticale incredibile, e quindi sarà il momento dove la sentiremo più forte. Su questo dobbiamo rimanere uniti. Io so che l'assessore Canè sta lavorando con tutta l'energia che ha per recuperare risorse, e noi lavoreremo con lui. Nessuno mette in dubbio che sappiamo le qualità di Federico Caner, perché ha lavorato sempre bene, sta facendo sempre bene, quindi non è questo, però io devo stimolare per capire cosa stanno facendo, è il mio compito, insomma, perché dovete sapere, come diceva Orwell, in tempo di menzogna universale, dire la verità è un atto rivoluzionario. Ecco, questo è. E tutti ti vengono contro. Io, prima di sentire Amir e prima di parlare anche con l'amico Agostini, voglio farvi vedere quello che ha messo in piedi questo signorino, questo Amir. Guardate questo filmato e dico a tutti: teniamo presente questa situazione e cercate anche di prendere contatti per avere ora anche maggiore, diciamo, efficacia e maggiore determinazione per gli spostamenti. Si paga meno con loro che non con i treni, insomma, con gli aerei, anche se questo è un aereo, guardate. Ho letto Fly Emotions. Ragazzi, che significa pilota, insomma, volare, mi pare che vuol dire, no? Emozione nel volare. Ecco, ma questo è limitativo, perché non è soltanto questa zona che voi fate. Ecco, diciamolo, come nasce soprattutto quest'idea? Allora, diciamo che Fly Emotion è una compagnia aerea che nasce con uno scopo ben preciso, che è quello di cambiare lo status quo dei voli privati. E cosa vuol dire? Il volo privato è sempre stato visto come un qualcosa di sicuramente esclusivo e sicuramente molto costoso. Noi abbiamo voluto sovvertire tutto questo, quindi far diventare il volo privato ancora più esclusivo, ma a prezzi accessibili per la maggior parte dei passeggeri. Volo privato per noi è inteso sia lato volo panoramico, quindi tutto quello che è
lato del rilancio del turismo per un territorio, che può essere per una data manifestazione piuttosto che un'offerta di voli ben specifici, come è ora da Padova piuttosto che dal Lago di Como, e sarà da aprile anche dalla Regione Puglia. E forse uno dei, il secondo servizio che partirà sempre dall'anno prossimo e che ci sta anche più a cuore è quello di del servizio dell'aerotaxi low cost. È un servizio sviluppato sul modello di BlaBlaCar, quindi non sarà più la compagnia aerea a decidere giorni e orari di partenza, ma saranno gli utenti stessi a richiedere un determinato volo su una determinata tratta, il tutto a costi che possano essere accessibili e andando a sfruttare una peculiarità che forse non tutti conoscono. Spesso e volentieri quando si pensa all'aeroporto si pensa al classico Roma Fiumicino piuttosto che la Malpensa o Venezia e Marco Polo. E la nostra peculiarità è quella di poter utilizzare tutti gli aeroporti, anche minori, siano essi in asfalto, erba o terra battuta. Questo tradotto in numeri cosa vuol dire? Che in Italia su 20 regioni siamo in grado di partire e arrivare già da oggi da più di 250 aeroporti. Ma diciamo nel secondo momento. Ok. Diciamo, se no spariamo tutte le nostre cartucce. Subito. Abbiamo due ore, perché prima di andare in pausa voglio sentire anche l'amico Agostini, perché l'amico Agostini è un imprenditore, si occupa di gomme, di auto e di tante altre cose, insomma. Ecco, per esempio, in questo periodo invernale, no? Di solito, cosa succede? Proprio per legge anche, è l'abituale cambio gomme. Io vorrei sapere qual è la richiesta di quest'anno. È pari a quella dello scorso anno o siete in crisi? Ma allora, in questo momento, se noi dobbiamo paragonare il novembre di quest'anno con il novembre dell'anno scorso, non possiamo dire che i numeri sono catastrofici, però c'è da tenere presente una cosa che è estremamente importante. Solitamente le gomme invernali si installano il 15 di novembre, dal 15 di novembre, e vengono tolte il 15 di aprile. Quest'anno c'era stata una proroga e addirittura si poteva circolare con le gomme invernali fino al 15 di giugno. Si è potuto circolare fino al 15 di giugno. Questo ha fatto sì che tante persone alla fine abbiano tenuto su le gomme invernali per tutto il periodo estivo, arrivando quindi a ottobre, novembre, ad avere delle gomme completamente finite. Noi abbiamo subito tantissimo in primavera. Adesso abbiamo recuperato qualcosina. Quello che abbiamo visto però è che tantissime persone che magari avevano la necessità di montare delle gomme nuove per andare in montagna, tanti che vanno a sciare, si sono limitati considerando di non andarci, hanno detto ma sì, teniamo queste gomme ancora per un anno, e questa è una situazione che abbiamo toccato con mano oggettivamente, proprio collegandoci alla situazione appunto delle strutture alberghiere, è evidente che queste sono persone che rimarranno a casa. Certo, allora ci fermiamo un attimo, poi entriamo nel secondo giro, sentiamo, io voglio capire, architetto, deve essere serenamente, diciamo, provocatore questa sera, perché voglio capire quali sono i reali problemi, anche perché mi è arrivata poi una domanda che vi proporrò da parte proprio di un cittadino di Avano. Allora ragazzi, questo vale domande per l'architetto, ma vale anche sia per Martin sia per Caner. Io ve la pongo perché me l'ha scritto un mio amico Bruno da Avano Terme. Mi domanda, dice, cosa aspettano gli imprenditori del turismo, dell'ospitalità e della ristorazione a scatenare tutti i compatti una vera e propria rivoluzione incruenta, senza tregue e senza compromessi, contro governo deciso a massacrarli fino all'annientamento. Perché gli operatori non decidono di aprire tutti insieme le loro attività come facevano prima di questi deliri da virus? È in gioco la vostra sopravvivenza, signori. Rapidi nella risposta, che vale per tutti gli altri che sono collegati. Prego. Beh, noi non possiamo pensare... Bruno da Avano, l'ho detto. Sì, sì, sì. Io accolgo e condivido, solo che l'ultimo DPCM ha chiuso le frontiere regionali. Il turismo vive sulla mobilità. Bloccare la mobilità significa bloccare il turismo. Se poi arriviamo all'assurdo
della proposta del cenone dell'ultimo dell'anno, voi capite che praticamente, che non voglio nemmeno commentare una misura che io ritengo ridicola, se non addirittura stupida. Ma detto questo, io voglio dire che nel Next Generation Italia sono 125 pagine che il governo ha presentato, ha presentato una bozza. Solo a pagina 26 c'è la parte dedicata al turismo, quella che dicevamo prima, 3 miliardi e 100 milioni. Ok? Pensiamo che in Germania, che sono 20 milioni più degli italiani, ne hanno previsti 35 milioni. Quindi significa che noi abbiamo 51 euro per abitante a disposizione da investire sul turismo, quando in Germania ne hanno 437. Ora, ha voglia qualsiasi assessore regionale a dire faccio qualcosa per il turismo, ma se non gli diamo la benzina alla principale industria italiana, non può fare miracoli, ma non lo possiamo fare nemmeno noi il miracolo. Ed è per questo che noi siamo molto critici nei confronti del governo, perché agli annunci fatti per riempirsi la bocca e dire che loro hanno l'industria più importante, eccetera, eccetera, poi non fanno seguire i fatti che servirebbero per rilanciare questo paese. Poi devo dire anche, è vero, una critica la faccio anche alla nostra regione. Hanno presentato un piano, qui ho la documentazione, sono 460 pagine. A pagina 12, al punto 37, c'è una dedica al turismo. È vero, ha ragione il nostro assessore Caner che dire molti degli interventi che si possono fare sul territorio possono servire al turismo, ma non ci possiamo neanche nascondere e dobbiamo dare al nostro assessorato al turismo quello che serve per rilanciarlo questo turismo, perché altrimenti possiamo fare bello tutto quanto, ma se poi non facciamo la promozione opportuna, non ci presentiamo con gli strumenti adatti, non andiamo nei mercati che ci danno soddisfazione con i mezzi adeguati, è inutile fare tutto. Ci vuole, bisogna, diciamo così, creare una sinergia, ma che sia, diciamo così, equilibrata e che dia la possibilità a questa industria, che per il Veneto veramente è importante, perché è più del 13% nel Veneto, forti anche della memoria dei 70 milioni di presenze che abbiamo fatto, quindi noi sappiamo che possiamo arrivare lì, ma dobbiamo arrivare lì con più qualità, con un mondo diverso, e qui ci sono gli altri punti e ci stanno bene. Un po' la però volta abbiamo bisogno assolutamente di dare forza li a quello, diciamo, che effettivamente ci può dare qualcosa. Andiamo per gradi, intanto sentiamo, prima di arrivare a Caner, ragazzi, tutti dobbiamo dire la nostra, perché questa è spiegare ai cittadini le condizioni in cui si viene a trovare il turismo oggi, che è veramente disastroso. A me piace citare Orwell, dice la guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza. Martin, che situazione ancora, cosa potremmo fare? Al di là che abbiamo detto, sì, questa è una situazione che ci siamo venuti in cui siamo venuti a trovarci, qualcuno è rimasto così positivamente aiutato dal fatto che agosto, settembre, un po' di turismo c'è stato, avete recuperato un pochettino di spese, però dice il governo la colpa è vostra perché avete avuto parecchi turisti e quindi recitate mia colpa, già adesso il morbo, no, si è allargato. Cosa risponde Renato Martin? Ma rispondo con due valutazioni. Una, che non possiamo nascondere che il virus durante i mesi estivi praticamente era scomparso, nel senso che la capacità virale, quindi le cariche batteriche erano state comunque assodate, insomma, che non avevano più quella forza che c'era stata nei mesi di febbraio, marzo, aprile. Quindi quella capacità, insomma, di assorbire una parte della domanda turistica soprattutto nei mesi di luglio e agosto è avvenuta proprio perché c'è stata maggiore considerazione anche da parte del turista di questa potenzialità, quindi questa maggior sicurezza. Quindi non penso che questo sia stato determinato
dall'afflusso dei turisti all'interno delle strutture ricettive. Che poi ci siano state anche delle sottovalutazioni da parte di alcuni settori, di alcune parti, diciamo così, del settore economico, che non ha forse garantito gli elementi minimi, basilari, quello della distanza, della mascherina, della sanificazione, eccetera, può darsi che questo abbia poi fatto incrementare un contagio. Però, voglio dire, non si può dare la colpa diciamo, agli operatori e ai turisti. Però, se hanno effettivamente svolto la loro attività con le dovute precauzioni. Poi dall'altra l'altra cosa volevo rispondere a quel Bruno, infatti stavo dicendo nessuna risposta ancora, perché non c'è. Sì, io volevo dire che sì, è la solita proposta, cioè quella qualcuno deve scendere in piazza, fare la diciamo la protesta, eccetera, sapendo benissimo che se non siamo tutti uniti, se non ci sono effettivamente dei numeri molto forti, alla fine risulta essere una protesta limitata. Quindi va giustamente portata avanti un'azione da parte delle categorie, da parte degli operatori, anche nelle sedi opportune, ma capendo benissimo che comunque viviamo in un paese dove esistono degli organismi democratici eletti e rappresentativi, quindi la colpa forse è anche nostra, di cittadini che deleghiamo sempre a qualcuno che non risolve i problemi o comunque non è in grado di dare le risposte. Grazie, grazie intanto Renato. Grazie. Poi l'ultima cosa, ma voglio c'è dire tempo. Che non è una questione soltanto relativa agli operatori economici, quindi ai commercianti o alle attività. Qui stiamo parlando di una crisi che può colpire soprattutto la forza lavoro, quindi il lavoro dipendente, perché io posso anche decidere di non aprire più l'attività se non mi rendono più le condizioni per essere economicamente sostenibile. Però voglio dire, la prima cosa che succede è quella che si lasciano a casa i dipendenti, i lavoratori, quindi non dovrebbero scendere in piazza i ristoratori, gli albergatori o comunque gli operatori. Qui dovrebbe scendere in piazza soprattutto la parte dipendente. Cioè, questo è il problema grosso che andremo incontro. Va bene. Voglio dire agli amici che stanno guardando questa trasmissione che potete anche così interagire attraverso anche Facebook, perché siamo sulla pagina Notizie Oggi Linea Sera in diretta Facebook, oltre che in streaming 83 Digital Terrestre, 913 di Sky, quindi tutto il mondo può seguire questa trasmissione. Voglio dirlo, cercate di interagire e dite la vostra, anche i vostri commenti su Facebook. Allora Caner, mi raccomando, cercate di essere più sintetici, così cerchiamo di essere più veloci e tirar fuori tanti e tanti problemi. Cosa rispondiamo all'architetto Federico Caner? Caner, mi sente? Sì, ecco qua, avevo il microfono disattivato. Ecco. No, all'amico subacqueo Buaretto rispondo così. lui, no, sapete che per me Buaretto è un idolo, perché ha fatto la Y40 e quindi da subacqueo non posso che apprezzarlo come imprenditore, come tanti dei nostri. E sappiamo che anche lei è anche lei un appassionato e spesso va a fare il sub lì al Millepini, lo sappiamo, sì. Lo sappiamo. Andiamo avanti. Allora, andiamo avanti. Guardate, detto questo, giustamente Buaretto ha parlato sia dell'aspetto nazionale, mancanza di fondi, poi giustamente da buon imprenditore fa una critica anche a livello regionale. Però ricordo che i fondi del Recovery Plan e quindi del Next Generation, noi non è che possiamo utilizzarli come vogliamo. In quel piano predisposto dalla regione ci sono interventi di tipo strutturale, cioè noi non possiamo usare quei soldi, per esempio, per fare promozione turistica o per, che ne so, rinnovare i nostri alberghi, faccio un esempio, no? Cioè dare degli incentivi alle nostre imprese, ecco. Purtroppo lì ci sono dei canali ben specifici che ci sono stati indicati,
Tant'è vero che la conferenza Stato-Regioni ora sta raccogliendo tutti questi progetti da parte delle regioni, ma poi farà anche una scrematura di questi progetti, perché molte regioni, non la regione Veneto, perché pensiamo di aver capito bene dove si possono impiegare quei soldi, ma qualcuna, per esempio, ha messo dentro delle spese che non sono ammissibili, tanto per essere chiari. Quindi noi abbiamo in realtà fatto previsto tanti interventi per il turismo, ma che magari non sono diretti, le infrastrutture di cui parlavo prima, quindi se dobbiamo fare strade, pensate anche a Cortina 20 e 26, a tutta la necessità che c'è di fare infrastrutture di quel tipo, pensiamo ai collegamenti degli impianti sciistici, se in montagna, se al mare, pensiamo alle strade per arrivare al nostro litorale, Martin sa benissimo cosa significa arrivare fino a Jesolo e poi da Jesolo arrivare fino a Cavallino Tre Porti, no? Ecco, ci si impiega quasi lo stesso tempo da Monaco di Baviera arrivare alla rotonda del Tosano, cioè tanto per capirci, adesso faccio una battuta, ma insomma voglio dire, abbiamo bisogno anche di infrastrutture, quindi tutte queste cose le abbiamo previste. Certo, non si trova il tema della promozione, ma è su questo vede che il governo manca, perché si può parlare di aiuti anche alle singole imprese in difficoltà in termini di liquidità, ma io non ho mai sentito il governo parlare, non solo del recovery fund ma anche il ministero, voglio dire, di un grande piano, per esempio, della promozione. Noi abbiamo necessità, appena finirà questa pandemia, perché sono sicuro che finirà prima o poi, noi abbiamo già la necessità di capire dove andare a investire, dove andare a promuovere come sistema Italia. Guardi che io qualche ora fa ero insieme a un, cioè avevo fatto un webinar come questo con un console svedese che mi diceva, guarda che in Svezia stanno già dicendo che molto probabilmente il mercato italiano non sarà pronto a riceverci già da questa estate, perché preoccupati ancora sul fatto se saremo o meno aperti, cioè se avremo risolto il problema del Covid. Allora io mi chiedo, uno, perché il governo per esempio non ha accettato la nostra proposta sul tampone fai da te? Guardate che il tampone fai da te non è una cosa di poco conto, perché sono tamponi da 3 euro l'uno, che se noi li mettiamo nelle nostre strutture, per esempio alberghiere, e facciamo uno screening di massa sia per i turisti che arrivano sia per i lavoratori, cioè per chi ci lavora all'interno, e quindi diamo anche, diciamo, una, come si può dire, una forma di sicurezza, di sostanza, okay, al turista che viene nel nostro territorio, già può essere qualcosa di importante. Però non abbiamo ricevuto risposte su questa cosa qua, ricevuto risposte sull'Enit che faccia una promozione internazionale per dire che l'Italia è aperta e sicura, è pronta a ripartire non appena la pandemia finirà. Terza cosa, e chiudo veramente, io al Ministero e alla Conferenza Stato-Regioni ho detto: attenzione che quando ripartiremo, siccome le compagnie aeree sono prese malissimo, cioè hanno l'acqua alla gola, e noi abbiamo bisogno di turisti internazionali, perché questa regione fa 70 milioni di presenze turistiche, 50 sono stranieri e non sono tutti tedeschi. Alcuni arrivano grazie agli aeroporti che abbiamo sul territorio, Venezia, Treviso e Verona. Venezia gira al 10% di quello che girava un anno fa. Verona lo stesso, Treviso è chiusa. Addirittura. Okay? Quando le compagnie aeree ripartiranno, sapete dove andranno? Andranno dove i costi saranno più bassi. Quindi noi abbiamo bisogno che il governo su queste cose qua, per esempio, intervenga e dica: diamo finanziamenti anche ai nostri aeroporti per poter fare delle politiche attrattive, perché le grandi compagnie aeree sposteranno i flussi laddove gli costa meno atterrare. Questa è la verità. Io ragionamenti strategici di questo tipo non li ho mai sentiti fare, né dal ministro né dal sottosegretario l'altro giorno che ci siamo sentiti. Allora, di cosa stiamo parlando? Appunto, qualcuno dice sono degli incapaci, noi confermiamo, perché non è facile gestire. Rosa, lei mi viene a dire, ma ce la fate a dire che il virus funzionava a fallimento della nostra economia? Altrimenti parliamo a vuoto. Rosa, non stiamo parlando di virus questa sera, stiamo parlando del virus del decadimento del nostro turismo, che è peggio del virus. Tu per esempio sei titolare anche di un albergo, qual è la situazione degli alberghi in Italia a partire dal Veneto e Noxoranzo? Ma
In Italia sono i dati insomma pubblicati, non sono una novità, siamo al collasso, cioè non c'è una descrizione più, siamo, se fosse in una situazione normale e non ci fosse un qualcosa che spinge gli imprenditori a cercare di resistere in qualche modo, oggi qualcuno mi parlava di patrimoniale, c'è già in corso una patrimoniale occulta. Perché se il debito, le banche non danno i finanziamenti e quel poco che si è stato dato non è sufficiente. E gli albergatori, gli imprenditori continuano a resistere, da qualche parte i soldi arrivano e sono i soldi che i soci, i titolari d'impresa stanno immettendo, rischiando il fondo delle proprie risorse, ma anche quelle, mettendo in campo tutto ciò che è la storia magari o se stessi. È una patrimoniale occulta, indiretta, occulta, ma è in corso. E al collasso nella speranza che ci sia al momento giusto una ripartenza che possa essere così forte che possa dare quell'ossigeno e da lì trovare una strategia, qualcuno che dia quella linfa, quel momento e quelle indovini, quella strategia che possa essere vincente. Dice un signore. Però c'è un tema, scusi professore, non è un tema da poco essere pronti al momento giusto. La variabile tempo è fondamentale. Cioè, quello che voglio dire è, diceva bene la signora Caner, noi lavoreremo in questo senso. È chiaro e evidente che non basterà il bilancio della Regione Veneto. Quando si diceva, mi permetto di dire, Federico, spero che, quando si diceva che la Regione Veneto non ha tante risorse, c'è una spiegazione. La Regione Veneto non ha l'addizionale IRPEF scelta 10 anni fa, viene tolta, e quando si dice che non c'è l'addizionale IRPEF, si intende che non c'è la parte aggiuntiva che tutti gli enti locali, anche la Regione, può, aumentando l'aliquota, chiedere ai propri cittadini, ai propri imprenditori, ai propri cittadini il versamento. Ha l'aliquota base prevista dalla legge, che va tutta sulla parte, maggior parte, quasi tutta sulla sanità. Rispetto alla Lombardia è una scelta importante. Però allo stesso tempo sta diventando un problema. No, non sta diventando un problema, sarebbe un problema più grave se ci fosse, perché ci sarebbe un prelievo maggiore di quello che di fatto avviene da altre parti. Però allo stesso tempo io mi sento di dire, la Giunta, il Presidente Zaia, la Giunta, l'assessore Canera e tutti in Commissione, il Consiglio regionale, la maggioranza, stiamo già pensando che dovremmo in qualche modo rischiare tutto per tutto se questo esecutivo continuerà a esistere, a lavorare così, in mancanza di strategia. Perché più di chiedere e battere i pugni nella conferenza Stato-Regione da parte degli assessori, e allo stesso tempo noi dovremmo cercare, questo per la famosa richiamo al recovery plan e le risorse, è chiaro e evidente che si dovrà fare una manovra di bilancio e la piattaforma di bilancio che noi approveremo la prossima settimana sarà un punto di partenza e il bilancio sarà in continua evoluzione e dinamico. Perché bisognerà fare in modo che le risorse che riusciranno a portare a casa o arriveranno per le infrastrutture sgraveranno il bilancio e dirottare le fondi regionali su quello che invece non viene finanziato da recovery plan. E questo è il lavoro che sta facendo ultimamente l'assessore Caner con la Giunta. Prima di andare in pausa, l'ultima pausa pubblicitaria, prima di interagire con gli altri amici, voglio girare una domanda a te. Dicono che per salvare l'Italia e il turismo tutti i governatori delle regioni dovrebbero disubbidire a questo DPCM, perché altrimenti, dice, continua ancora a mettere in ginocchio l'Italia, perché non è detto che proprio il 25, il 26 e il primo questo virus si scateni, si può scatenare anche il 27, perché se non si riuniscono il 25, il 26 rimandano la festa in famiglia al 27 e 28, cioè solo che i bambini dimenticano per un attimo e resta una macchia, all'interno del proprio animo, di quello che è la presentazione del Natale per noi cristiani. Ma cattolici cristiani, sì, diciamo. Io non so di quale virus state parlando voi. Perché qui Vito. Caragnavirus, come dicono, dai. Io rimango basito a sentire parlare questi signori che hanno investito la loro vita e i loro soldi in delle attività eccellenti e non si rendono conto, e mi scuso per questo, non si rendono conto che tutto questo è voluto, cioè non è a causa del virus, il virus è il cavallo di Troia
che usano questi delinquenti, lo ribadisco, delinquenti che sono al governo, per sottomettere la popolazione, per aggiogarla a dei poteri sovranazionali ai quali loro si sono venduti. Questi signori non sono degli incapaci, anche perché non dicono niente di loro. È gente microchippata, è gente che parla per bocca di altri. Stanno depauperando un paese, stanno depredando un paese. Stanno impoverendo una popolazione di 60 milioni di persone perché sono morte, non si sa di che cosa, 60.000 persone. Ma vi rendete conto? Gli effetti collaterali faranno milioni di vittime. 434.000 persone non si sono potute permettere, una notizia mia, io l'ho solo riportata su Imola Oggi, non si sono potuti permettere di entrare in una farmacia. Ci sono 7-8 milioni di disoccupati in queste persone, in questo paese. Persone che non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena. E se voi non guardate quello che succede intorno a voi, non potete parlare di ripartenza, di ripresa, perché non ci sarà nessuna ripartenza e nessuna ripresa. Perché, ve lo dico subito, innanzitutto quanto ha destinato a voi, ha detto? 3 miliardi e 100 milioni. L'ha detto la sua presidente, Giorgia Meloni, quella che da questo palco una volta ha detto io adoro questa donna, dopo ho cambiato idea, e l'ha detto proprio lei, un terzo delle risorse di questa situazione sanitaria sono state dedicate ad appalti ad aziende cinesi, 1,5 miliardi, oltre 1,5 miliardi di euro sono destinate ad appalti di aziende cinesi in questa farsa. Va bene. D'accordo? Va bene. No, non va bene. Vi siete dimenticati che 2 ore fa o 2 giorni fa è stato approvato il suicidio, l'economicidio di questo paese? Certo. Quello che si chiama MES, meccanismo economico suicida. Ma è una riforma del MES, non è stato approvato il MES ancora. È stata approvata mesi fa il MES, sia da Gualtieri sia da Conte. È un teatrino, Vito, è un teatrino quello che stanno facendo, che purtroppo a questo teatrino partecipano anche i signori della cosiddetta opposizione. Basta, se non reagisce la gente, se il popolo, la popolazione, quel che resta di questo paese, non reagisce a oltranza, scendendo in piazza, protestando civilmente, democraticamente, intanto ti lavi la coscienza. Intanto ti lavi la coscienza. Non conterà nulla, ma la coscienza la metti a posto. E poi speravamo tutti in Trump. Trump oramai è dato perso. C'è un'altra speranza, che io la predico da febbraio almeno. Cioè che quella cosiddetta opposizione che io ho sostenuto per 15 anni, va bene, deve salire sull'Aventino. È l'unico modo per costringere questo governo di delinquenti ad andare a casa. È l'unico modo per costringere Mattarella, quel signore che abita al Colle, di indire elezioni, metterlo di fronte a una gogna mediatica internazionale, perché un governo non può andare avanti senza l'opposizione. Orwell ancora, e poi non lo uso, non lo seguo più, perché tu hai detto che la colpa del popolo deve muoversi, però ricordati che diceva Orwell che un popolo che legge corrotti, impostori, ladri e traditori non è vittima, è complice. Sì, lo so. Pausa. Ci somiglia, infatti ci somiglia. Pausa. Siamo già in diretta. Stanno distruggendo il paese. Sta buono, sta buono. Sentiamo, prima di far vedere un'altra immagine del nostro amico Amir, sentiamo invece Agostini cosa ne pensa di quello che è stato detto fino adesso. Siate rapidi, così possiamo interagire rapidissimo, meglio. Rapidissimo. I pareri sono tutti soggettivi. Poi di fronte all'oggettività dei numeri non c'è molto da discutere. Allora... Prima il consigliere Solanzo giustamente diceva che sarà giusto farsi trovare pronti, bisognerà vedere chi sarà vivo,
nel momento in cui ci sarà la possibilità di farsi trovare pronti. Certo, certo, sì, ma per carità, ma ci mancherebbe altro. Però questo è un dato oggettivo. Io posso dire, ad esempio, che sempre collegandomi a quello che precedentemente diceva lui, è vero, gli imprenditori stanno raschiando il fondo del barile, anzi l'hanno già raschiato. Quei pochi che sono riusciti ad accedere ai finanziamenti, quella famosa potenza di fuoco che era stata paventata ad aprile, noi come azienda siamo riusciti ad avere qualcosa, ma anche perché siamo affiancati dallo studio Fagi, che è uno studio di professionisti straordinari che si interfaccia tra l'impresa e la banca, quindi parla la stessa lingua della banca, e quindi siamo riusciti ad arrivare. Però quei soldi noi li abbiamo spesi interamente per pagare le tasse al 16 agosto. Pazzesco. Non c'è rimasto niente. Quindi spesi, e non sono investiti. No, non investiti, però il concetto qual è? Stiamo parlando di finanziamenti che inizieremo a pagare il 31/12/2021, ok? E quindi noi saremo comunque bloccati negli investimenti. Abbiamo voluto comunque andare avanti, abbiamo voluto comunque spingere, abbiamo introdotto nuovo personale ad ottobre. Noi abbiamo, nel nostro piccolo, aperto una posizione amministrativa, in 3 giorni abbiamo ricevuto più di 1000 curriculum. Siamo a 5 km da Abano Montegrotto, 39% persone in uscita dalle strutture alberghiere. Questi sono numeri, questa è l'oggettività della situazione. Ci sarebbe necessità di avere fatti. Prima parlavano a livello regionale di strutture fatiscenti, eccetera. È di poche ore fa la notizia secondo la quale sembra che il governo, comunque i grillini, non siano favorevoli all'alta velocità Padova-Bologna, per esempio, che è un'arteria secondo me fondamentale da venire qua. Ecco perché spezzo una lancia a favore della compagnia che facciamo vedere che per andare a Roma ci mette meno di un frecciarossa. Regia, e costa un terzo. Facciamo vedere quell'altra immagine che ce le spiega Amir, perché voglio capire quali sono gli aspetti che contraddistinguono Fly Emotion da una classica compagnia aerea. Però vediamo le immagini, così le spieghiamo. Sì, e queste sono le immagini di repertorio di alcuni dei voli panoramici che sono stati fatti durante il periodo di quest'estate e che stiamo continuando a fare anche ora durante il periodo invernale. Queste nello specifico descrivono il paesaggio del lago di Como, che è uno degli idroscali da cui abbiamo le nostre basi operative, da cui operiamo con un aeromobile 5 posti. E si vede tutta la zona di Cernobbio, Menaggio, Bellagio, è un paesaggio veramente veramente particolare. E vabbè, la stessa cosa immagino poi... adesso la spiegazione, la differenza. Le differenze da una normale compagnia aerea sono, mi permetto di dire, abissali, nel senso che innanzitutto sembra una frase fatta, però noi mettiamo seriamente il passeggero al centro dell'esperienza, dal punto di vista ovviamente dal volo panoramico, perché può godere e apprezzare del territorio da una prospettiva unica, può personalizzare il volo e quant'altro, ma soprattutto e in maniera ancora più prepotente a partire dall'anno prossimo, per quanto appunto riguarderà il servizio di aerotaxi e le modalità con cui potrà essere richiesto, perché dare la possibilità al passeggero di andare a richiedere lui il volo, come ti ringrazio per il complimento, a un costo che sia paragonabile a quello di un Frecciarossa, mettendoci la metà barra un terzo del tempo, non è cosa da poco. Mi vorrei riagganciare un attimino anche a quello che diceva prima l'assessore Caner riguardo ai grandi aeroporti e alle tasse aeroportuali. È assolutamente vero il fatto che aeroporti come Venezia e Roma, che ho già citato prima, chiedono e chiederanno sicuramente tasse di atterraggio ancora più alte, ed è questo, e rispondo in parte alla domanda, che ci contraddistingue anche da una classica compagnia aerea, perché noi cerchiamo e cercheremo di portare il passeggero dove ha realmente necessità di andare. Se ci pensate bene, il numero che ho detto prima è 250 aeroporti su 20 regioni, vuol dire che spesso e volentieri si può raggiungere la destinazione reale, non un punto intermedio tra dove mi lascia l'aereo, il treno e dove devo andare. Fantastico. E questo ti dà due possibilità enormi, secondo me. Certo. Uno, di ammortizzare tantissimo il tempo, visto che parliamo di investimenti, di aziende, il tempo oggi più che mai è denaro.
Caner, conosceva questa realtà lei? Federico Caner. Sì, no, scusate, ma io quando non parlo tolgo... Male, malissimo, malissimo, perché abbiamo fatto vedere... No, bisogna, sennò poi sentite i rumori. No, ma la Fly Motion la conosceva questa realtà? No, degli aerei? Assolutamente no, non la conoscevo, vede. E faccio i complimenti comunque. Ma non bastano i complimenti, qua bisogna interagire con queste aziende, perché risolvono anche i vostri problemi per muovervi in maniera... più celere, capito Federico? Te lo porto io il contatto. No. Sì, queste sono attività Federico, glielo consiglio lui, martedì. Che fanno parte di quel grande, diciamo... ragazzi, bisogna aiutare le imprese private, bisogna aiutarle, bisogna aiutare coloro i quali investono, perché se dobbiamo sempre rivolgerci alla Ferrovia dello Stato, che portano ritardi di ore e ore e ore, allora non ne veniamo fuori. Cerchiamo invece... Vito. Presente. Guarda che noi abbiamo fatto un bando aperto della Regione Veneto utilizzando i fondi europei, dove diamo finanziamento fino all'80% a fondo perduto per chi crea prodotti turistici nuovi. Quindi operazioni come queste, per esempio, legate al cosiddetto turismo diciamo esperienziale, sono assolutamente possibili. Basta partecipare al nostro bando, ma noi lo abbiamo anche pubblicizzato, ovviamente non solo questa esperienza legata agli aerei, ma ce ne sono tante di altre legate al turismo slow o green. Comunque, se ci sono più imprese che si mettono insieme per creare un prodotto turistico nuovo, noi arriviamo a dare fino all'80% a fondo perduto per iniziare un'attività nuova. Ecco, più di spingere così le attività, cosa possiamo fare? E allora, ragazzo... Quindi vi viene incontro l'assessore. Ma quale tempo partecipare? Quindi no, questo è, mi dice Manola da Genova, che meraviglia questo aereo taxi. Vuol dire che stiamo cercando di, facciamo prese, insomma, quindi... a proposito, architetto, dobbiamo rispondere alla signora Rosa. Sì, la signora Rosa di Roma. Ora, noi imprenditori non è che non pensiamo e non vogliamo affrontare il problema della pandemia. E non è nemmeno vero che noi siamo distaccati da questo. Voglio ricordare che in tutta Italia, in nessun albergo italiano si è sviluppato un focolaio, in nessun albergo è stato registrato un contagio, almeno per quello che è dato a sapere. Ci siamo anche, come imprenditori, impegnati a fare delle proposte che, tra l'altro, colgo l'occasione, vanno nella stessa direzione di quanto ha pensato il nostro governo regionale. Cioè quello di realizzare tamponi rapidi, veloci e poco costosi. Questo perché? Perché sarebbe opportuno uno sforzo da parte di tutti per togliere la mela guasta dal cesto. E questa iniziativa è già stata messa in atto da un nostro collega di Verona, che per far entrare le persone all'interno di uno spazio termale obbliga l'effettuazione del tampone rapido. Ebbene, da quando ha iniziato questo tipo di operazione, ha individuato circa il 5-6% delle persone che si o desideravano entrare in questa struttura termale che erano positivi asintomatici. Quindi il valore di un'impresa che continua a lavorare con questo tipo di opportunità è un valore positivo. E naturalmente questo ha potuto garantire gli stipendi al proprio personale e a non pesare sulle casse dello Stato. Noi, assieme all'assessore, poi tra l'altro ci siamo anche fatti parte dirigente e attori di promuovere una richiesta presso la conferenza delle regioni per una indicazione di una data per poter pensare di riaprire le nostre attività nel pieno rispetto dei protocolli anti-Covid e di sicurezza, potendo erogare tutti i servizi per i quali noi siamo stati autorizzati. Debbo dire che, affiancati da Caner, che si è subito attivato e ha anche ottenuto delle risposte positive da altri della conferenza Stato-Regione, ha raccolto il consenso di altre regioni, perché con noi sia la Toscana, la Campania, il Lazio, e la Sardegna e l'Emilia-Romagna
hanno mandato alla conferenza Stato-Regioni la stessa identica richiesta, cioè anche noi vogliamo essere trattati come il mondo degli impianti di risalita dello sci, indicando una data per una possibile ripartenza. Questo perché, per quanto riguarda le strutture sia alberghiere che termali, che io in questo momento le rappresento, è fondamentale un tempo per rimettere in moto la macchina, non perdere le competenze professionali dei nostri lavoratori. Lo abbiamo sentito poco fa. Quelli che non stanno lavorando nelle nostre imprese stanno cercando lavori anche in altri settori e noi stiamo rischiando di trovarci nel momento della ripartenza senza quelle competenze e quelle professionalità che stanno facendo e hanno fatto grande l'Italia del turismo, l'Italia dell'accoglienza. Questo è fondamentale. Io ringrazio l'assessore per quello spunto che mi ha dato poc'anzi relativo ai tamponi fai da te e mi auguro che il governo sia sensibile a questo tipo di proposta che viene dalla nostra regione, perché noi prima ancora di chiedere sussidi ci mettiamo nella disponibilità di collaborare, di fare qualche cosa che possa aiutare noi stessi, i nostri dipendenti, la nostra comunità sulla quale, diciamo così, tante volte poggia il suo presente ma anche il suo futuro. Perché il turismo, voglio ricordarlo, è un'attività che ridistribuisce molto dei ricavi sull'intero territorio che gravita attorno. È una, diciamo, parte dell'economia che è di fondamentale importanza, perché mai come il comparto e la filiera del turismo distribuisce sul territorio ricchezza, perché noi siamo servizi e abbiamo bisogno di molte persone e queste persone hanno una famiglia alle spalle, hanno un mutuo, hanno qualche cosa che, diciamo così, interessa e che li può portare a un futuro di serenità e di tranquillità. Quindi noi non siamo contro, diciamo, una certa sicurezza e prudenza per quanto riguarda la salute. Anzi, ci mettiamo a disposizione per poter aiutare la parte pubblica ad essere più efficace ed efficiente nell'individuare situazioni di pericolo per tutti. Armando. Come darsi le botte sui marroni, direbbero a Bologna. Perché? Che loro vogliono contribuire a farsi del male, cioè andare a enfatizzare questa falsa epidemia, questa falsa pandemia, questa farsa con la quale stanno distruggendo una nazione e il mondo intero, perché c'è un governo mondiale che sta prendendo le redini del mondo intero. Non ve ne rendete conto, ma quello che dice Zaia lo sapete, quello che dicono a Davos, lo leggete? Sì. Ecco, allora cosa hanno detto a Davos? A Davos parlano della quarta rivoluzione industriale, parlano di 800 milioni di persone da lasciare a casa grazie alla digitalizzazione di cui il signore al telefono prima parlava, che la preventa come fosse chissà che cosa, una panacea. Per certi versi lo è, per altre no, perché se noi abbiamo tutti questi milioni di disoccupati, è lo stesso discorso per cui continuiamo a far venire, ad accogliere e a fomentare le partenze, perché li accogliamo a braccia aperte, gente che viene dal sud del mondo. È lo stesso discorso. Cioè qui bisogna creare lavoro, qui bisogna creare lavoro, lavoro, lavoro. E se voi pensate di creare lavoro aiutando questi delinquenti a fare quello che stanno facendo, voi prendete la strada sbagliata. Voi fate quello che volete, per l'amor di Dio, non sarò certo io a farvi cambiare idea. Ma questa è una puttanata, scusate il termine. Allora, è arrabbiato Manocchio questa sera, a parte il fatto che si assume sempre le responsabilità. No, no, non solo, io anche quelle degli altri mi assumo. Ah sì? Sì. Quindi sei sicuro che... Ascolta, peggio di loro non si può fare. Peggio, io non uccido nessuno, loro sì. Caner. Insomma, voglio dire... Prego. Se si tratta Martin, il governo, scusa, d'accordo perché... Martin ci ha lasciato, come mai? Avrà scaricato la batteria del telefono. Non lo vedo più in onda, vabbè. Allora, andiamo avanti. Ci ha lasciato Renato. Prego Caner. No, stavo dicendo che se si tratta di criticare il governo perché sta facendo effettivamente poco sulla questione turistica, sono d'accordo. Poi onestamente l'ultimo intervento mi sembra un po'
con toni esasperati, nel senso che non si può dire che questa situazione di crisi non esista, che la pandemia non esista. Certo, io sono il primo a dire che il 95% delle persone, tra cui anche il sottoscritto, visto che il Covid l'ho preso, diciamo, sta bene, è asintomatico e quindi può vivere tranquillamente, con questa cosa si può tranquillamente convivere. Però è anche vero che ci sono delle persone che stanno veramente male, io le ho viste con i miei occhi, ho avuto dei casi vicini a me, quindi non si tratta di cose di sentito dire, insomma. Alcuni ospedali sono pieni di persone che stanno male, e anche giovani, non solo anziani. Sicuramente gli anziani sono molto più a rischio dei giovani o le persone che hanno delle patologie pregresse, però ci sono anche trentenni, quarantenni intubati. Quindi, insomma, facciamo attenzione a dire certe cose. Ora che da qui invece si possa partire per dire che non si può chiudere tutto, che l'economia deve continuare a vivere, che il turismo deve continuare a vivere, che le persone devono spostarsi in sicurezza, guardate, su questo sarò il primo sempre a dirlo e a sostenerlo. Non a caso, visto che prima giustamente Emanuele Boaletto parlava anche dei cosiddetti tamponi fai da te, noi siamo stati i primi in questi giorni, per esempio, a spingere oltre al comparto termale, come ricordava Emanuele, perché ci sia una presa di posizione chiara da parte del governo che indichi una data per la riapertura, perché gli imprenditori devono sapersi anche organizzare per assumere il personale, per poter dare la comunicazione ai propri clienti di dire dal 7 o dal 10 o dal 15 gennaio siamo aperti, potete venire. È la stessa cosa che abbiamo chiesto anche per altri comparti, penso al settore invernale degli impianti a fune. Abbiamo presentato un protocollo per poter andare a sciare in sicurezza da parte di tutte le regioni alpine, quindi c'è stata anche una cosa, guardi, positiva che il Covid ha creato, cioè il fatto che gli assessori delle varie regioni si sono messi insieme e sono diventati propositivi, cioè hanno lavorato per proporre delle soluzioni, non si sono solo lamentati del fatto che non ci sono le risorse da parte del governo. Okay. Però non abbiamo avuto risposte. Abbiamo creato un protocollo, secondo me, validissimo per andare a sciare in sicurezza e non ci hanno ancora dato risposte. Allora, su queste cose qua è giusto incazzarsi, non c'è dubbio. Però poi, insomma, dire che che il tema del Covid non esista e che quindi... Vabbè, comunque c'è Michele, aspetta un attimo, cosa c'è? Michele di Venezia dice... che Manocchia ha fatto un'analisi perfetta, serve una reazione adeguata per salvare il salvabile che la politica e neanche l'opposizione vuole dare. Non ci sono soldi? Quanti infiniti sprechi, quante risorse buttate in mezzo al mare, acqua alta in piazza San Marco, chissà se il virus è un buon nuotatore, forse sì, forse no. Grazie della trasmissione. Tra l'altro mi dice un altro, vuoi dire... Volevo replicare al replica che devo leggere una cosa. Prego, importante. Prego, voglio dire però che effettivamente questa crisi, questa pandemia, oggi è portata sulle spalle di una parte del mondo privato e sicuramente da una parte dei lavoratori privati. C'è tutta una parte d'Italia, della nostra società, della nostra, diciamo così, del nostro intorno, che questa pandemia dal 9 marzo rappresenta una lunga, diciamo, un lungo periodo di ferie. Questa pandemia, io mi assumo la responsabilità anch'io di quello che dico, dovrebbe essere condivisa da tutto il popolo italiano. Dovrebbero essere tutti in prima linea a essere disposti a sostenerla. Perché non è pensabile, c'è gente che è in cassa integrazione da marzo e prende 500-600 euro al mese, quando arrivano, perché sono fermi ancora a luglio. Va bene. E c'è una parte che sta facendo lo smart working a casa, oppure c'è una parte che dal primo cittadino all'ultimo usciere questa pandemia non l'ha assolutamente toccato. E questo non è giusto. Allora, una riflessione, come ha fatto anche Massimo Cacciari qualche settimana fa, al quale io gli do perfettamente ragione, va bene, deve essere sopportata da tutti i cittadini italiani. Non può essere un peso portato solo da una parte. Badate bene che anche noi imprenditori, anche il nostro presidente Bocca,
ci rendiamo conto che non ci sono più denari, che non ci sono più energie economiche. E allora che cosa chiediamo noi? Chiediamo che ci sia dato il tempo, noi vogliamo il tempo, anziché restituire in pochi anni i finanziamenti che andremo a chiedere, chiediamo di avere una garanzia per poterli restituire in un tempo più lungo. Va bene, perché altrimenti noi non ce la faremo a ripartire. Questo è veramente importante. Certo. I posti di lavoro che lei dice, soprattutto i servizi, soprattutto il turismo, e ne è benissimo a conoscenza il nostro Federico Canera, assessore, cioè sono quelli che possono dare una risposta in tempi brevissimi alla creazione dei posti di lavoro. E tra l'altro l'economia del turismo non è un'economia a termine che rischia di essere delocalizzata, che rischia di essere, diciamo così, modificata dall'introduzione di robot. L'economia del turismo è un'economia che si ripete tutti gli anni e noi dobbiamo dare forza a questa economia, noi dobbiamo dare credito a questa economia e allora sì che riusciamo ad avere un futuro davanti a noi. Replica adesso. Volevo replicare al signore che parlava di toni esasperati. Guardi, io non sono per niente esasperato, io sono un imprenditore nella vita e che ha delle attività che grazie a Dio non sono state colpite come tante altre. E voglio rappresentare però l'esasperazione, la disperazione di milioni di persone che in questo paese non riescono a comprare le medicine, non riescono a fare la spesa, non riescono a comprare un regalo ai propri figli. Cerchi di capire quello che sto cercando di fare io. Io non ho bisogno di nulla, mi creda. Quindi io se dico qualche cosa lo dico per gli altri. E se io sono qui stasera sono qui soltanto per difendere quello che è il mio paese, la mia patria. Perché lo stanno distruggendo, lo stanno svendendo a poteri sovranazionali. Il MES ne è la conferma e ancora non ne prendete atto, non ci volete credere. Non ci volete credere. Dopo tutto quello che hanno fatto, dopo tutto quello che stanno facendo, state ancora a credere a quella gente lì. Allora è quello che infatti, meritate. Infatti dice Antonio da Bergamo, mi rivolgo a Soranzo, chi è cieco non so come giudicarlo, dice Antonio da Bergamo, perché stanno svendendo, dice questo signore, il paese, perché stanno mettendo in condizione che arriveranno i cinesi o chi per essi, arriveranno e compreranno con tutto, tutto, con una manciata, banche comprese, tutto. È così? Beh, sicuramente è noto al Parlamento, sia alla Camera che al Senato, che ci sono dossier... Perché dicono che ci sia alle spalle il nuovo ordine mondiale. Parliamoci chiaro, che vogliono smembrare l'Occidente. Ragazzi, no? Diciamo così, che possiamo mettere insieme alcune considerazioni per cui uno spettro di una riflessione che tutto non accada così per incompetenza e per... Come si può definire una pseudo follia da parte di chi governa, magari c'è. Se pensiamo che il governo continua a fare provvedimenti per cui continua a indebitare il paese e questo debito continua a crescere per provvedimenti che di fatto non producono, non sono infrastrutturali, non sono di ripartenza, non hanno una finalità ben precisa. E soprattutto è un governo che non mette sul tavolo anche come riusciremo a rientrare da questo debito. E questa è la parola, insomma, la definizione che forse potrebbe portare all'attenzione gli italiani. Nel momento in cui un imprenditore fa un investimento, mette sul tavolo un piano finanziario dove dice sì come li spende, dice con quale redditività, quali costi va magari ad abbattere, quindi crea nuova parte corrente rispetto all'investimento o risparmio del corrente del bilancio nella parte rispetto all'investimento e soprattutto pone sul tavolo le modalità con cui va a ripagare l'indebitamento, l'investimento finanziario o l'esposizione finanziaria, cioè anche un'esposizione finanziaria. Qua non c'è, parlano di come spenderle, li spendono a nostro avviso male, non c'è una strategia. Pensiamo che solo i provvedimenti sui buoni del turismo, di buoni vacanze, la raccontano benissimo con quale provvedimento è stato fatto su buoni vacanze che non ha trovato nessun riscontro.
Oggi noi siamo un paese che in queste ore... Monopattino. Il monopattino. Ma ce ne sono tantissimi provvedimenti che sono diciamo di capitoli di bilancio di fortissimo indebitamento e per cui non si capisce la logica, la filosofia e soprattutto non si sa come e non ci spiegano come rientreremo a questo debito. Tutta, ma aggiungiamo un altro aspetto che guardi, lo dico con senso anche un po' di... magari io non mi arrabbio ma perché mi contengo, perché ho il dovere di contenere la mia rabbia. È un esercizio difficile, soprattutto quando sei istituzione. Io ho un po' di tempo ormai, di anni che lo esercito, magari sono allenato. A noi non è consentito, perché almeno al minimo errore, chiaramente qualcuno pensa bene a cercare di concentrare l'attenzione degli italiani su questo anziché sull'altro. Sul MES, guardi, io credo che non ci sia più un italiano che non sa che battaglia Fratelli d'Italia, e non solo, e Giorgia Meloni sul MES stia facendo e stiamo facendo. L'abbiamo sviscerato in tutte le maniere, sappiamo benissimo, lo stiamo dicendo. Troppo e la battaglia. Tardi, quando i buoi sono scappati, troppo aspetti, tardi. Aspetti, lasci finire, perché io sono stato in ascolto, se no diventa difficile. Ecco, e io voglio solo portare una cosa banalissima. Noi abbiamo, in questo momento, si diceva, noi facciamo le fatture elettroniche, abbiamo introdotto le fatture elettroniche, lo scontrino fiscale elettronico, e abbiamo provvedimenti, sono stati fatti provvedimenti dove si esercitano quella goccia, quel finanziamento a fondo perduto, quello che è, in una maniera che dopo non ritrova riscontro perché fa riferimento a periodi fatturati, magari sbagliati anche di settore in settore, perché si fa riferimento a un fatturato di un mese, di una mensilità, dove magari quel settore era addirittura chiuso e perciò non funziona il provvedimento. Certo. Quando di fatto... questo investimento, questa riforma, questi investimenti che abbiamo fatto per la fattura elettronica, stampanti fiscali, l'agenzia delle entrate basta solo con un clic e lo sa in tempo reale che cosa accade. Magari qualcuno dice, ma questo vale per il nord perché l'altra metà del paese non è così, vive ancora delle proroghe e non ce l'ha. Questo è un altro tema, però è un dato di fatto che oggi in queste ore i commercianti e gli imprenditori stanno chiedendo i preventivi per aggiornare le stampanti fiscali o capire se devono aggiornarle, per la lotteria dello scontrino fiscale. Per l'amor di Dio. Allora, e questa cosa è incredibile, con il problema che ha strutture ricettive alberghiere, commercianti, artigiani, negozianti. Sono armi di distruzione di massa. No, ma guardi, mi lasci concludere. È una banalità, ma per raccontare quello che è oggi in corso in Italia. È certo che qualcosa non funziona. E non è un caso se oggi la Presidente Giorgia Meloni, leggeva oggi, sembrerebbe dai sondaggi avere un riconoscimento di popolarità e di consenso maggiore del Premier Conte, ma mi lasci dire, è incredibile che il Premier Conte abbia ancora un riconoscimento di consenso. Ecco, questo è il tema. Se qualcuno non l'ha capito, lo diciamo in modo domanda molto franco. Saremo piacevolmente, credo anche la signora Caner con me, credo chiunque, il Presidente Zala l'ha detto, saremmo contenti di dire... Consigliere. Dire che il presidente Conte ha lavorato bene e l'Italia sta bene, ma non è così. Saremmo felici di dirlo perché vorremmo dire che avremo un paese in forma. Non è così. Domanda veloce e risposta altrettanto veloce. Mi dice una mia amica Ornella, mi dice: ma è vero che ad Abano Montegrotto gli alberghi dicono no, noi apriamo soltanto per 15 giorni, solo per quelli che vogliono fare cure e soggiorno e non per svago, è vero? Sì o no? Perché rapido? No, non è vero. E però lei ha ricevuto da un gli alberghi non sono mai stati chiusi da nessun DPCM, quindi in albergo la gente ci può andare. Vabbè. Può utilizzare quasi tutti i servizi e questo è la cosa che fa la differenza. Se nei nostri alberghi, quelli di Abano e Montegrotto, che hanno gli stabilimenti termali al loro interno, una persona desidera fare la cura, allora si può recare tranquillamente, che sia pagata dal servizio sanitario o se la paghi in ma proprio. Ma cosa fate voi, scusate? Scusi Presidente, lo chiedo anche a Federico Caner. A questo punto, ecco, metti in ballo anche la mia azienda, non è mia, dove lavoro io, che è Canal Italia. Cosa fate voi, cosa fate fino adesso per dire alle persone venite perché qui... vi guariamo, non avete fatto pubblicità, non avete fatto niente. Io ho sentito il lamento di tutti i commercianti di Abano e Montegrotto. È una disperazione, scusa, è una disperazione. Se poi ragazzi, gli dice venite che vi facciamo anche il tampone, no, che vengono. Professore, dobbiamo essere sinceri, scusa, lascio però il Presidente Boaretto. Guardate che
è il gioco delle tre carte, cioè non è che siamo diventati tutti righi qualcosa, perché a dire che noi siamo aperti, il presidente Boaretto ha detto una cosa che è sacrosanto: il codice ateco della ricettività alberghiera non è mai stato chiuso, è sempre stato un codice ateco aperto. Altra cosa è dire se ci può arrivare un cliente presso un albergo, perché se tu dici che è aperto ma ti chiude la regione, la provincia o ti chiude i mezzi di trasporto, come fa ad arrivarci? Vola? Mica lavora con i cittadini, e quindi di Abano. Mi sono permesso di dire questa cosa, perché questa cosa è in corso, certo, anche nel mese di dicembre. Scusi, comunque godiamo questo panorama, vediamo il terzo filmato del nostro amico Amir, perché nessuno conosceva, i primi siamo stati noi a far vedere queste meraviglie dell'imprenditoria. Poi volevo stuzzicare un attimino anche il nostro assessore Federico Caner. Certo. Con una... Dopo, prima vediamo queste immagini, l'ultimo filmato, e poi, perché vorrei sentire anche Agostini, imprenditore, come sta vivendo questi momenti tragici, dico io. Allora, Amir, cosa possiamo dire all'assessore? Potremmo volare con loro. Ecco. Sicuramente sì. Quando ha fatto la battuta prima, come ci arrivano volando, sì, si può fare. Scusa, al di là della gita panoramica, ecco, quali sono le città? Adesso puoi dirle, quali sono le città dove potete arrivare con questo? Praticamente ovunque. Ecco, in la tutta possibilità Italia? C'è sicuramente in tutta Italia, e ripeto, dal mese di aprile poi apriremo molto di più anche all'Europa. E giusto per un commento velocissimo a questo video, siamo tornati a casa, diciamo, in Veneto, su Padova e la Laguna di Venezia e con gli Euganei. E noi abbiamo beneficiato... Dobbiamo far vedere, ragazzi, tenetelo così e fate il primo piano di Amir. Io voglio capire... Credo che sia più bello Prato della Valle. No, del primo piano. Importa, no, dobbiamo far capire, perché è importante questa vostra azienda, sì, è molto importante. Prego. Quindi, a Padova si parte dall'aeroporto? Dall'aeroporto Allegri, in via Sorio. Se uno vuole andare a Bari, se uno vuole andare in Sardegna, se uno vuole andare a Roma, se uno vuole andare a Bologna. Allora, il nostro Bologna fa prima. Sarà quello di portare... Sicuramente Padova-Bologna probabilmente non c'è tanto concorrenza tra macchine e aereo, però quello che è il nostro scopo ultimo, e lo ripeto, è andare a portare il passeggero dove ha la reale necessità. Spesso e volentieri i passeggeri anche solo per curiosità... Ma l'atterraggio, negli aeroporti normali? Allora, si può scegliere, come una sorta di menù di ristorante, di atterrare sia sul classico aeroporto normale che sull'aeroporto minore o sulla quello che viene definito, uso un termine tecnico, aviosuperficie, che non è altro che un aeroporto che ha una pista invece che in asfalto, in erba o in terra battuta. Anche in erba? Anche in erba o terra battuta. Non è pericoloso? No. Anzi, ti posso assicurare che è molto più morbido dell'atterraggio sull'asfalto. Ah sì? Assolutamente. Va bene. Per chi ha provato esperienze simili magari negli Stati Uniti piuttosto che in Australia è una... Dopo diamo la provocazione al nostro. Rapidamente, come state vivendo? Perché so che avete fatto un concorso, cos'è, un bando, si sono presentati in 1000 persone, spieghiamo. Ma quello era relativamente all'implementazione del personale che abbiamo fatto negli ultimi mesi. Il problema è un altro, il concetto è che in questo momento l'imprenditore a 360 gradi, indipendentemente dal settore, è preso in giro. Non è che si sente preso in giro, è preso in giro, è oggettivo. Possiamo fare 1000 esempi. Se partiamo dal fatto che in primavera erano stati dichiarati ad esempio il 60% di credito d'imposta sulle sanificazioni, sull'acquisto di DPI, sull'acquisto dei gel, e poi ci siamo ritrovati a settembre, a 2-3 giorni prima delle scadenze fiscali, e questo 60% era diventato meno del 10%. Lì si generano delle assenze di liquidità importanti, poi se uno non paga va in mora, quindi si vive con angoscia. Si vive oggettivamente con angoscia, e poi per carità ci sono settori più toccati, settori che sono meno toccati, ma nessuno è escluso, questo indubbiamente. E, ripeto, in questo momento vedere che la priorità è la lotteria degli scontrini, è stata nei mesi scorsi il bonus del monopattino, sono stati i banchi a rotelle. Il bonus vacanze.
Il bonus vacanze, guardi, penso che c'è qualcuno qui seduto che può entrare nel merito molto meglio di me, ma il concetto è un altro. Allora, abbiamo capito che non ci sono soldi, benissimo, per carità, si ragiona solo a crediti d'imposta. Ma il credito d'imposta bisogna generare un fatturato per poterne usufruire, altrimenti, voglio dire, è fine a se stesso. Quindi è imbarazzante, è oggettivamente imbarazzante. Prego, architetto, dobbiamo provocare l'assessore. No, colgo questa occasione perché poi gli voglio strappare una promessa davanti alla gente, ai cittadini. La Regione Veneto ha avuto un'intuizione felice quando ha rinnovato la legge sul turismo e ha lanciato l'idea di formare queste OGD che praticamente dovevano interessarsi e coprire un territorio che avesse le stesse caratteristiche e diciamo così, impegnarli per la promozione e l'accoglienza dello stesso territorio, naturalmente mettendo insieme non solo le amministrazioni pubbliche ma anche tutte le categorie che su quel territorio lavorano. Ebbene, dopo un po' di tempo, ne abbiamo già parlato ma gli voglio strappare la promessa, abbiamo chiesto che questa legge sia un attimino modificata, nel senso che crei quelle situazioni, quasi ti obbligo, uso questo termine e me ne dispiaccio anche di questo, ma che sia un po' di obbligo, perché abbiamo visto che soprattutto chi è latitante sul territorio non sono tanto gli imprenditori delle categorie economiche, ma effettivamente l'eterogeneità delle amministrazioni di questi territori che con grande difficoltà si riesce a mettere assieme e a parlare la stessa lingua. Questo naturalmente è un peccato, perché il territorio ha bisogno di una regia unica, di una governance e soprattutto che si mostri all'esterno compatto. Vuol dire, vuole replicare l'assessore? No, non si tratta di replicare. Diciamo che le OGD sono previste da legge regionale e già di fatto oggi chi deve fare la governance sul territorio sono appunto queste OGD, che è un insieme della parte pubblica, quindi dei sindaci presenti sul territorio, e le associazioni datoriali, imprenditoriali legate al turismo. È ovvio che qui dopo bisognerebbe capire nello specifico dove Emanuele vuole modificare la legge sul turismo, ma in realtà credo che sia più importante che ci sia del buon senso da parte dei primi cittadini, perché alcuni dei quali devono capire che il turismo non può essere affrontato anche in termini promozionali da un singolo paese, da una singola città, ma deve essere portato avanti in maniera più costruttiva tutti assieme, facendo sistema. E la stessa Regione Veneto non può pensare di fare promozione da sola senza l'insieme dei territori, no? Però guardi, noi da questo punto di vista abbiamo un grande strumento che è stato approvato nella scorsa legislatura, che è il piano strategico regionale sul turismo, che dà delle indicazioni chiare, quindi già lì si trovano tutti gli elementi per poter fare una promozione adeguata. Io oggi come oggi sono onestamente più preoccupato, e voi lo sapete, lo diceva anche Enoch Soranzo prima, della scarsità di risorse che abbiamo a disposizione. Queste effettivamente sì, mi preoccupano, perché negli ultimi anni, guardate che io faccio sempre questa battuta, la facevo anche purtroppo nella scorsa legislatura, da quando il presidente Zai aveva le mie stesse deleghe, aveva circa una quarantina milioni di euro a disposizione di promozione. Oggi se arriviamo a 3,5 sono tanti, e dentro dobbiamo pagare anche le fiere, pensiamo alle fiere internazionali che facciamo, quindi la VTM di Londra, l'ITB di Berlino. Ecco, probabilmente quest'anno riusciremo a fare qualche promozione specifica in più, perché qualche fiera è saltata, quindi qualche risparmio dalla mancata presenza in fiera ci sarà, e quindi potremo utilizzare quei soldini per fare qualcos'altro. Quindi anche a livello locale, le OGD, i sindaci devono capire che le risorse le devono mettere insieme. Anche il tema, per esempio, della famosa tassa di soggiorno, e so che è un tema spinoso che sta a cuore a molti nostri imprenditori, deve essere condivisa col territorio, perché non si può pensare che la tassa di soggiorno sia soltanto una tassa che va
diciamo, a favore dei sindaci e che con quelle risorse si possa fare qualsiasi tipo di investimento, anche a prescindere dal tema turistico. Almeno una parte di quelle risorse devono essere messe insieme a regia per fare o promozione turistica oppure, che ne so, creare degli strumenti attrattivi a livello territoriale. Quindi questo, insomma, volete mettere il dito sulla piaga, nella piaga ovviamente. Non credo che serva modificare la legge. Basterebbe un po' di buon senso. Grazie, grazie Assessore. Allora, ti faccio concludere, grazie. Ma ti dico anche che non abbiamo parlato di evasione fiscale, che dicono che esiste una grande evasione fiscale in Italia, dicono però che sia lo scontrino non emesso, che sia proprio così, però vediamo un po', no, ti faccio un piccolo elenco e poi ti lascio concludere. Sì. Expo, 9 miliardi rubati, il Mose, 3 miliardi rubati, slot machine, 98 miliardi evasi, banche, donati 7,5 miliardi di euro, Mondre Paschi di Siena, donati 4 miliardi, all'Italia 4 miliardi, ancora Mondre Paschi di Siena, spariti 7 miliardi, totale 132,5 miliardi. Ma vuoi vedere che la rovina dell'Italia sono proprio i piccoli artigiani e piccoli commercianti? Assolutamente no, sono le grandi aziende, ma soprattutto sono la politica corrotta che fa culo e camicia con la mafia, con l'Ndrangheta, con le Ndrine, con la Camorra, con tutte le mafie e anche le organizzazioni internazionali. Allora, detto questo, fatemi dire una cosa, da un punto di vista di commerciante. Quest'altra baggianata dello scontrino della lotteria, a che titolo? Per incentivare le vendite? Magari. Solo ed esclusivamente perché questi fenomeni, perché sono veramente dei fenomeni, gente che non ha né arte né parte nella vita, che non ha mai lavorato, che non ha mai gestito neanche un negozio di ciabattino, si permettono di fare delle leggi per dei commercianti che sono nati per vendere alla loro mamma, detto papale. Allora, lo scontrino della lotteria in qualche modo dovrebbe incentivare a non evadere, è così. Allora, intanto è sbagliato il bersaglio. Ripeto, l'ha appena detto il conduttore, che non è certo il commerciante, se è ancora in piedi, se ancora non è fallito, se ancora non ha chiuso il negozio, se ancora non si è suicidato, che evade le tasse. Perché se evade le tasse un commerciante, per esempio una delle mie attività, faccio scontrini medi da 2-3 euro, no, ditemi voi se io ho bisogno di non fare lo scontrino ad Amir che viene a comprare la colazione da me domani mattina, che mi spende 2-3 euro. Io sarò quel disonesto che non fa uno scontrino di 2-3 euro? No, io sono quel disonesto indotto perché ti hanno costretto, oltre a essere in compartecipazioni con questi delinquenti, perché le nostre aziende, le attività commerciali, la piccola e media impresa sono attività parastatali, perché sei privatizzi le perdite e socializzi gli utili, no? Ecco, sei socio al 70% con loro, 70 loro e 30 te. Allora? Detto questo, se io non voglio fare uno scontrino a Amir, è assurdo. Io semmai non lo faccio a Agostini, che viene e spende 30 euro, semmai. Però per evitare questa stupidaggine, a Agostini, io lo scontrino, glielo faccio lo stesso, perché lui partecipa alla lotteria, glielo faccio di 3 euro. Ho capito, vabbè. Qual è il problema? Allora, per concludere, ragazzi, quando risolviamo il problema del turismo, Caner, 30 secondi, perché devo chiudere. Insomma, in 30 secondi come risolvere il problema del turismo lo vedo un po' difficile. Io penso che l'importante sia, oggi come oggi, avere risorse a disposizione da spendere per la ripartenza, perché la ripartenza prima o poi ci sarà, bisogna però avere le idee chiare di dove andare. Noi dei programmi, delle proposte al governo le abbiamo fatte e aspettiamo le risposte. Mi sento di dire di ascoltare un po' le regioni, soprattutto per la promozione. Benissimo.
Architetto, allora. Noi il problema del turismo pensiamo di saperlo risolvere. Chiediamo in primis che le istituzioni ci stiano al nostro fianco, partecipino, discutano con noi, ci si parli e si facciano presente. Insieme lo superiamo questo momento grande, momento difficile. Tra l'altro, rubo un secondo, il fatto che ci hanno chiuso la regione dal 20 al 6 di gennaio potrebbe essere una bella opportunità per i cittadini del Veneto per conoscere le terme, apprezzarle nella loro interezza, ma come le terme possono apprezzare anche il nostro lago di Garda e altre sicuramente bellissime località che abbiamo. Benissimo. Visto che non possono andare anche i veneti fuori dal Veneto, godetevi la nostra regione e insieme ci facciamo compagnia. Ma siamo in Italia e tutti lo faccio. Eh? Tu... Cos'è? Fare qualche inversione. Ecco, pure quella. Consigliere, rapidamente, 30 secondi anche per te. Ma al di là delle risposte che devono venire, che siano risposte che arrivino in tempo utile, che possano poi dare delle risposte, la possibilità di avere una programmazione, perché poi se arrivano all'ultimo minuto, come abbiamo visto, non dà la possibilità di programmare nessuno e non c'è nessuna ripartenza. Aggiungo che sicuramente abbiamo una regione che è stupenda, è vero. Vabbè, non ma siamo in Italia niente, qua. Dai, però una volta tanto, lasciamolo dire, è un'occasione vera da accogliere, di fare economie interne, magari. Comunque, farla girare una volta tanto. Tutte anche le altre regioni, perché ci seguono dappertutto, dalla Liguria ho sentito. Ma l'invito è fatto per tutte, ecco, ognuno nella propria benissimo regione. Vedi, con Fly Emotion. Allora siamo contenti di aver conosciuto questa. Grazie. E quindi c'è l'assessore che il consigliere che si prenderà cura insieme all'assessore Caner. Agostini. Complimenti quindi a Fly Emotion. Grazie. E per concludere, Agostini, siamo italiani. Ma sì, siamo italiani, quindi ovviamente quello che ha detto l'architetto è perfetto. Io direi che ci vorrebbe un po' l'umiltà da parte di chi legifera di far sedere al tavolo delle decisioni chi è il primo attore nel proprio settore, insomma. Benissimo. Salutiamo tutti, salutiamo anche l'assessore Caner che ci ha già lasciati evidentemente. Grazie a tutti. Federico, speriamo che siamo riusciti a dare una buona informazione a tutti questa sera, grazie per la partecipazione. Noi ci vedremo venerdì prossimo e parleremo di un problema molto importante, la scuola, tutti i casini che stanno facendo nella scuola. Seguiteci sempre, grazie infinite, buonanotte, buona salute a tutti e viva! Siamo quelli che hanno dentro la speranza, i nostri figli vivranno in un mondo migliore, per questo saranno migliori di noi, ed è vero. Perché noi siamo ancora troppo furbi, lo so. Ed è vero che ci piace arrotondare un po'. Ed è vero, ma la vita qui è dura e come si fa? Ed è vero, ma ci crediamo che l'amore ci salverà. E non molliamo mai, e non molliamo mai, e non molliamo mai. Italiani, sogniamo che tutto andrà meglio domani, sì, ma con il cuore sempre qua, ma con il cuore sempre qua. Siamo italiani, sulle mani. Siamo italiani ed è ora di cambiare questa storia. Ci meritiamo di vivere un mondo che abbiamo inventato noi, perché siamo positivi, nonostante tutto siamo positivi, eh sì. Siamo italiani, puoi dirci quello che vuoi. Ma non molliamo mai, ma non molliamo mai, ma non molliamo mai. Sì, siamo italiani.